Potere. È semplice, tutti abbiamo un potere. Fine. Potrei chiuderlo così, in effetti, ma non oggi. Perché non parlo dei poteri che vediamo nei film di supereroi o nelle serie TV. Quello non è potere, dai. Da un grande potere derivano grandi... Sì, vabbè, ok, sono poteri anche quelli, va bene? Mamma mia quanto siete fiscali. Comunque, volevo chiedervi... Ma per voi che significa avere un potere? Perché per me avere un potere significa avere la possibilità di fare delle azioni, che siano buone o cattive, giuste o sbagliate. Il potere è ciò che caratterizza la nostra libertà come essere umano. Quello di cui sto parlando è un potere che tutti abbiamo, ma molti danno per scontato. È quel potere che ci permette di comunicare velocemente con persone che stanno dall'altra parte del mondo. È quel potere che riesce a trasformare dei talenti in celebrità. Sto parlando di internet. E come ci ha ricordato zio Ben, da un grande potere derivano grandi responsabilità. A questo scopo nasce il Safer Internet Day, la giornata mondiale dedicata al buon uso di internet, che proprio quest'anno compie 20 anni. Ed è proprio per questo che sono venuto all'evento ufficiale del Safer Internet Center italiano, il consorzio Generazioni Connesse, coordinato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e che vede la partecipazione di una bella squadra di partner istituzionali, terzo settore e privati. Il tutto è poi cofinanziato dalla Commissione Europea. Al mio arrivo ho avuto l'onore e il piacere di conoscere Chris Brave. E niente, l'ho rapito per capire meglio come gestisce il grande potere di internet. Secondo te, poter accedere a internet è un potere? Secondo me poter accedere a internet è un potere, come tutte le cose, addirittura come il fuoco. Con il fuoco puoi usarlo per scaldare o per scottare le persone, no? O per creare incendi. Quindi, come tutte le cose, dipende sempre come lo usi. Nel tuo caso, cosa sei riuscito a realizzare grazie a internet? Grazie a internet, io, secondo, dal mio punto di vista personale, sono riuscito a realizzare uno, portare un nuovo punto di vista, no? Si parla sempre di normali e disabili, no? Quando in realtà, credo che siamo tutti disabili, solo che alcune disabilità non si vedono subito ad occhio nudo. Dopo due chiacchiere e quattro risate, curiosando un po' in giro, ho beccato lui, il vincitore della 21esima edizione di Amici, Luigi Strangis. Con cui ho addirittura duettato. Tanto, tanto, stai bene su tutto, ma soprattutto su di me. Vabbè, ma torniamo alle cose serie. Come riesci a mantenere l'equilibrio tra vita privata e social? Allora, io in realtà non sono bravissimo in questo, okay. Oggettivamente. Piano piano mi ci sto mettendo e in realtà condividere le cose, cioè mi sono accorto che condividere quello che faccio nella vita quotidiana mi piace. L'equilibrio c'è alla nascita di quando tu pubblichi qualcosa, secondo me. No, perché molte volte, conoscendo altre persone, mi è capitato che molte persone cercano di far vedere ovviamente un'immagine, diciamo, un po' diversa da quello che si è, no? Tu poi sei seguitissimo sui social, quindi cioè lo senti un pochino questo peso sociale, allora, no? Forse da in parte sì, però okay. Oggettivamente ti dico, io devo mostrare comunque Luigi, cioè non posso eccedere nel mostrare quello che non sono o quello che non ho. Secondo te come si gestisce la violenza online? In generale gestirla com'è? Io come la gestisco? Non rispondo. Ah. Cioè io faccio l'indifferente, ma perché ho vissuto una determinata vita che mi ha portato poi a diventare indifferente verso determinate cose. Balliamo un lento, una rapina in centro e se ci mettono dentro avrei più voglia. Al Safer Internet Day 2023 sono presenti oltre un centinaio di studenti. 40 fanno parte dello Youth Panel, un gruppo di ragazzi e ragazze che porta la voce dei giovani nel progetto Generazioni Connesse. Divisi in tavoli di lavoro discuteranno delle proposte operative da presentare al Ministro dell'Istruzione e del Merito su alcuni temi fondamentali. Andiamo a scoprire con loro quali sono. Ci racconti cosa fate qui ai tavoli di lavoro? Certo, allora il mio nello specifico è il tavolo sulla violenza online, quindi okay. I ragazzi stanno esaminando quelle che sono le... Ogni tavolo quindi ha ogni tavolo, esatto, ha un'area specifica di lavoro. I ragazzi qui si stanno occupando della violenza online. Secondo te quali sono i rischi più pericolosi legati all'utilizzo di internet? Beh, il rischio principale probabilmente è l'incoscienza di utilizzare i social o di utilizzare la rete. Grazie mille. No. Va bene.
bene. È facilissimo creare un account fake ed è una cosa negativa e molto pericolosa. Quando dico la parola algoritmo, cosa pensi? Allora, penso subito alla tecnologia. L'algoritmo lo vedo più come una cosa che ci influenza, perciò ha una cosa più negativa che positiva. Adesso al mio tavolo, che si tratta di benessere online, stiamo proprio parlando di come possiamo trovare una soluzione. È stressante, quindi anche se noi li conosciamo, sappiamo quello che in teoria possiamo fare, tendiamo a distrarci. La giornata internazionale della sicurezza in rete ci ricorda l'importanza del potere che abbiamo come individui e come comunità per proteggere i nostri dati personali, contrastare il cyberbullismo e creare una rete più sicura per tutti. Non c'è bisogno di volare o controllare il tempo, ma abbiamo il potere di creare un mondo migliore attraverso le scelte che facciamo in rete. Pensiamo alle vittime del cyberbullismo, ai giovani che soffrono in silenzio e a coloro che hanno perso la vita a causa delle azioni crudeli degli altri. Ciascuno di noi ha il potere di fare la differenza, di offrire sostegno, di lavorare grazie al web e creare un ambiente online più sicuro per tutti. Non possiamo permetterci di restare inermi di fronte a questo problema. Dobbiamo agire adesso, perché ogni vita è preziosa e merita di essere protetta. Perché nessuno è virtualmente invincibile. Se ne dovessi avere bisogno, o più semplicemente vuoi approfondire i temi visti oggi, ricorda che il Safer Internet Center è sempre a tua completa disposizione visitando il sito generazioniconnesse.it.